Ready di Star Eagle. Ci dovremmo essere. Ready, go! Non è un match point, perché questo è un best of 5, al meglio delle 5. Cerco, il giocatore qui, di fronte a noi, in basso a destra, non può più permettersi errori, perché ritrovarsi sul 2-0 non sarebbe assolutamente una buona notizia. Come Zerg! E va Ner! Nell'altro angolo, invece, il Rambo, colui che ormai tutti in Italia conoscono come Rambo, che chiede informazioni sulla mappa, uno dei giocatori più forti dell'intera Italia, ma probabilmente anche dell'Europa, perché lo ha dimostrato ai VCS Star Eagle! Okay, si danno informazioni sulla mappa ai due giocatori. Star Eagle fa presente ad Evaner che la mappa non è only cross, però fondamentalmente non si può nascere o entrambi in basso o entrambi in alto, proprio perché questa mappa, anche il ladder, è stata molto criticata, perché se le due razze nascono in questa posizione, allora gli scontri sono molto molto inevitabili. E per questo, proprio per questo, nei tornei si è deciso di eliminare questa spawning position, ma di permettere solo le altre due. Come possiamo vedere, in questo caso sono su Entombed Valley in cross, e questo probabilmente potrebbe dare un piccolo vantaggio ai Vanel, perché essendo le distanze tra i due così ampie, il giocatore Zerg avrà la possibilità di prendere tutti i 500.000 acceri che vuole e produrre 1.700 droni. Ma dall'altra parte, intanto, andate a vedere che come Vanel è riuscito a scoutare che Star Eagle ha intenzione di iniziare immediatamente la sua partita con un centro di comando prima ancora della fabbrica, sì, della baracca, della caserma, insomma, non ci si fa più. E se conosco Evaner, allora potremmo veramente vedere questa volta dei Ling che partiranno immediatamente all'attacco del giocatore Terran, che tra l'altro in questo momento è andato a posizionare subito la sua caserma e due raffinerie. E anche due raffinerie adesso manderà questo SCB a scoutare. Vediamo se avevo ragione oppure no, non vedo altri droni in produzione da parte di Vanner, quindi potrei anche aver ragione. Vediamo se saranno messi in produzione dei Ling. Sì, quattro Ling, ma probabilmente non saranno i soli che creerà Vanner, anche perché in questa base è molto difficile chiudersi tramite un bunker. 8 Ling per Vanner, che quindi cercherà immediatamente di fare dei danni al suo avversario. Vediamo quello che accadrà, continuano a muoversi dei Ling, continuano a muoversi questi Ling, sono veramente tanti, 8 Ling, Star Eagle li ha comunque scoutati, vediamo quale sarà la risposta. Per il momento va a chiudersi, prova a chiudersi con questo deposito in costruzione, il comando orbitale, ma mamma mia quanti Ling, questi 8 Ling potrebbero comunque, se non far dei danni a Star Eagle, comunque costringerlo a rallentare non di poco il suo mining time, mentre dall'altra parte Vanner sta continuando a dronare molto molto tranquillamente. Adesso si chiude Star Eagle ed è costretto, come dicevamo, a far volare questo comando orbitale, a farlo tornare nella sua main base. Quindi buona il timing, buona la scelta da parte di Vanner, che adesso va a posizionare, tra l'altro, Star Eagle, ancora una volta due fabbriche per il giocatore Terran, che quindi vorrà ancora arrassare con tante Helion. Ancora Evaner non ha preso la terza base,
Scelta questa probabilmente obbligata dal fatto che ha costretto Starigol a far risalire questo comando orbitale, quindi dovrà cercare in qualche modo Mau di attaccare, di rendersi un po' aggressivo per recuperare un ipotetico, un probabile svantaggio in termini di economia che potrebbe aver accumulato in questo momento. Dall'altra parte ancora le due fabbriche, una è terminata e non c'è ancora Helion in costruzione, perché in costruzione c'è ancora questo reattore. Evanner continua a tenere bene sotto controllo la rampa grazie a questi linghi. Adesso con questo Overlord vedrà un po' tutto ciò di cui necessitava, costretto a tornare indietro con questi 5 linghi. Però ha preso tutte le informazioni, ha preso buone informazioni, ha visto che ci sono due reattori attaccate a queste fabbriche e immediatamente la sua risposta è un Roach Warren, impalatore, due impalatori proprio per difendersi da una massa Helion che molto molto probabilmente lo colpirà. Come se non bastasse, arriva anche uno spazioporto per Starigol, che a questo punto credo farà un timing o comunque un push con Helion e Banshee. Dovrebbe Vanner andare a prendere una terza base, probabilmente per non rimanere indietro come era successo nel game precedente. Andiamo a vedere il numero dei droni, in questo momento sono 41 per Evanner, inevitabilmente Starigol ne ha meno, 32, ma questo è dovuto al fatto che ha dovuto posticipare la posizione, il posizionamento di questo comando orbitale, ed oltretutto ha deciso di teccare veramente veramente molto. Adesso tra l'altro queste due fabbriche switchano su due moduli tecnologici, non farà delle Banshee, sta facendo un Tetris, non ci capisco più nulla, sta facendo volare tutto dall'altra parte. Comunque a questo punto sarà Bio, molto molto probabilmente quella che farà il giocatore Terran. E però anche in questo caso ha fatto un'ottima, ottima scelta, perché ha fatto pensare ad Evanner che sarebbero arrivate delle Helion, ma di Helion in produzione non ce ne sono solamente due che aspettano il posizionamento della terza base, ma non ce ne saranno altre. Guardate come Evanner stia producendo rocce in attesa di questo timing del suo avversario. Tra l'altro questo drone non riuscirà molto probabilmente a posizionare la terza base, perché ci sono queste Helion ad aspettarlo. Difatti Evanner vede le Helion e va a posizionare ancora una volta il pinnacolo, ancora una volta va a posizionare il pinnacolo, convinto che lo attaccheranno unità di terra, magari Mech, ma non sarà Mech neanche questa volta. Buona una scelta iniziale da parte di Starigol, che potrebbe dargli un vantaggio che lo pagherebbe a lungo durante il game. Evanner sta bancando tantissimi minerali, ci iniziano a uscire adesso queste rocce che probabilmente gli libereranno la possibilità di prendere la terza. Ma dall'altra parte guardate questa Viking, che ancora zero uccisioni, ma certamente si porterà a casa un buon numero di Overlord, infastidendo ancora una volta, ancora di più, il povero Evanner. Ancora due basi, voglio vedere intanto se è terminato, sì, è terminato il terzo centro di comando da parte di Starigol. 70 sono gli psi del giocatore Terran contro i 62 di Evanner, che è stato costretto comunque a creare tanti Overlord sapendo che queste due Viking ne avrebbero fatti fuori altrettanti. 7 mutalische in produzione per Evanner, 7 mutalische in produzione per Evanner. Adesso arrivano altre caserme, un altro buon numero, elevato numero di caserme per Starigol. Vediamo adesso queste Viking cosa riusciranno a scautare. Vediamo cosa riusciranno a scautare queste Viking. Se vedranno le muta, se vedranno le muta, sì, Evanner le fa vedere, perché va a attaccare le Viking, le farà fuori entrambe. Bravo Evanner, mentre parte la musica della The Thing, che credo che Guzzo voglia dedicare a Nerdgirl, l'amante principale della The Thing, una delle mod più brutte a quale ho buttato via più tempo nella mia vita, che voi non potete neanche immaginare. Comunque 88 psi, 89 per Starigol, 96 per Evanner, che adesso inizia a prendere il controllo dell'area con queste mutalische. Ma in produzione è già terminato ormai anche l'Infestation Pit. Vediamo se riuscirà a fare danni. Vediamo se riuscirà a fare danni a Evanner, che continua a volare. Evanner continua a volare. Sa che ancora il suo avversario non ha una terza. E in questo momento lui sta continuando a produrre droni. Mentre Starigol con due torre addirittura andrà a posizionare questo terzo comando orbitale. Andiamo a vedere il numero degli estrattori: 66 per Evanner, 63 anche per Starigol. Quindi da questo punto di vista direi che il game è assolutamente equilibrato. Deve stare attento Evanner a queste mutalische che si vanno a incastrare in una posizione non tanto fortunata.
Detto ciò, anche queste muta erano solo un bluff, perché poi suppongo che a questo punto Vanner vuole andare di Ling in Festor. Tra l'altro già ricercato anche live, mentre iniziano gli upgrade da parte di Star Eagle. Cerca il più uno all'attacco delle Mech, 1-1 per le unità di Bio. 124 psi per Star Eagle, 117 per Evanner. Questo game sembra ormai entrare in late. 13 minuti e 10 di game. Lo ricordiamo, Star Eagle 1, Evanner 0. È un best of 5. Chi vince andrà alle finali di Lucca Comics. Inizia a muoversi, 13 minuti, potrebbe farsi avanti adesso con questo piccolo, ma neanche troppo, esercito. Star Eagle composto, andiamolo a vedere in questo momento, da una Medivac, 2 Thor, 5 Tank e 26 Marine. Dall'altra parte ci sono, risponde Vanner con 7 Mutalisk, 4 Rocce, 3 Infestor e 37 Ling. 37 Ling che potrebbero fare la differenza. E Vanner non ha visto ancora il suo avversario arrivare, deve stare attento. Ottimo, incredibile! Fungal da parte di Vanner che ammazza tutti i Marine del povero Star Eagle. E adesso però deve stare attento Vanner a non schiantarsi su questi tank. Arrivano due Terran infestati. Incredibile, impeccabile direi la difesa da parte di Vanner, che con quei Fungal ha fatto fuori una quantità veramente incredibile di Marine. Ah, al povero Star Eagle. Aveva scoutato grazie a queste Mutalische che adesso potrebbero anche portarsi a casa queste due Medivac. Non è stato fortunato per niente Star Eagle in questo ingaggio. Non aveva visto che c'erano le Muta a controllare la situazione. Comunque, ancora il game è tutto da giocare, siamo praticamente ancora pari. Certo, questa mossa, aver respinto questo attacco da Vanner in maniera così perfetta, praticamente perdendo solamente alcuni Ling. Adesso prova a ringaggiare Vanner, è costretto a far salire tutti i tank nelle Medivac Star Eagle. E Vanner non ci sta a ritrovarsi sul 2-0, si porta a casa queste Medivac, ma adesso i Marine da dietro attaccano. Adesso i Marine da dietro attaccano, costringendo Evanner a fuggire. No, continua a salire, vuole dare colpi e attaccare questo centro di comando. Marine da una parte, una micro impeccabile da parte di entrambi. Guardate come questo piccolo contingente di Marine continua a fare in alto e in basso. Adesso deve stare attento però ancora Star Eagle. Evanner sembra non voler smettere di pushare. Guardate quanti altri Ling stanno arrivando. Live terminato. Abbiamo anche un Ultralisk Den. Mettiamo 5 Ultralisk in produzione per Evanner. 5 Ultralisk in produzione per Evanner sono un numero veramente veramente elevato. Tra l'altro ha già posizionato questa base. Non so perché non si sta portando dietro questo Infestor. Questa è una scelta molto molto particolare per Star Eagle. Mentre ancora in produzione ci sono alcune ultralische che sono già arrivate, che stanno arrivando. Dove sono le ultralische? Le ho perse, le ultralische, eccole qua, le mucche Zerg pronte per l'ingaggio che potrebbe essere da un momento all'altro l'ingaggio finale. 138 per Star Eagle, 162 per Evanner. Ricordiamo che un best of 5 sta vincendo 1-0 Star Eagle in questo momento. Banneling senza speed, 172 a 156. L'army composition di Evanner è in questo momento estremamente temibile. Tra l'altro in arrivo anche il pinnacolo maggiore. Non vedo ancora l'Accademia dei Fantasmi per Star Eagle. Probabilmente cercherà di difendersi solamente con Marine e Tank. Vediamo se riuscirà ancora una volta nel miracolo. Star Eagle ci ha fatto vedere chi è riuscito a recuperare qualunque tipo di game. Evanner ancora però riesce a scoutare quelle due Medivac. Grazie a quel Ling, adesso lo vedrà probabilmente con questo osservatore, non lo so. Proviamo a mettere la visuale di Evanner. Adesso le vedrà con questi Ling, ancora no. Ancora non abbiamo la certezza che abbia visto quelle due Medivac. Tiene i Ling in patrol però. Andiamo a vedere dove sono le Medivac. Ormai le Medivac sono già passate. Sarà assolutamente costretto e obbligato ad annullare questo vivaio Evanner. Vediamo che vengano depositati in questo momento i Marine. Seguiamo i Marine. Steampack e via. Ci portiamo a casa una base. Sta pensando Star Eagle in questo momento. Annullata comunque in maniera perfetta da parte di Evanner. 200 psi per entrambi.
200 psi per entrambi in questo momento, 200 psi per entrambi sull'economia, siamo praticamente pari, 86 addirittura, forse troppi gli estrattori per Starigol, 75 per Evaner. Sugli upgrade leggermente in vantaggio sul timing il giocatore Zerg, che però a questo punto potrebbe essere costretto ancora una volta a perdere questa base, ma arriva anche le Mutalis che forse le perde con un po' troppo velocemente. Vediamo se muore una Medivac. Evaner sta provando a prendere queste exp, ma per il momento non ci sta riuscendo perché continua a fargliele cancellare. Starigol, che con questo multidrop lo sta tenendo comunque impegnato, mentre dietro può continuare le sue operazioni di macro. Vediamo che costringe Starigol a posizionare, a far scendere questi Marine grazie alle Mutalisk, ma in verità non ha perso niente perché hanno bancato entrambi tantissimo minerale. Starigol in posizionamento, un quarto centro di comando, 20 minuti di game, ancora 1-0 per Starigol, 196 su 200, 191 a 200 Evaner. Tino non muoversi avanti e indietro, ma attenzione perché questo piccolo contingente di Starigol potrebbe essere estremamente deleterio nei confronti del povero Evaner. Vediamo quando riuscirà a vederlo. Adesso tra l'altro scoprirà anche che ci sono dei Corruptor e che quindi arriveranno il prima possibile. Avanza in questo momento Starigol, continua ad avanzare Starigol, ma riesce a difendersi Evaner, riesce a difendersi Evaner, ma l'esercito principale di Starigol è già posizionato sul lato sinistro di Entombed Valley. Ancora non ci sono, non ci sono Broodlord, non li vedo, eccoli qua, io adesso in produzione, 4 Broodlord per Evaner. Comunque perderà ancora delle basi Evaner, ma l'ha persa comunque anche Starigol questa quassù. Non l'ha vista, ci sono comunque dei ghost, in questo momento ci sono 4 ghost per Starigol, che ancora non ha il più 3 all'attacco, non ha ancora il più 3 all'attacco di questi tank. Ma comunque adesso ci sono anche i Broodlord, ci sono anche i Broodlord, il game è sul filo del rasoio, un game sul filo del rasoio, ma adesso Starigol deve stare attento perché guardate qua, Mandea, sta arrivando di tutto da parte di Evaner, viene sbriciolato l'esercito del povero Starigol, che probabilmente non si meritava una distruzione così veloce e letale, ma dall'altra parte guardate che ci sono anche delle Medivac da parte di Starigol, vanno a rilasciare questi Marine Marauder, ma ci sono un sacco di impalatori. Mammina, ancora Starigol cercherà di tenersi in gioco, 80 gli SCV di Starigol contro i soli 59 droni di Evaner. Si salva questo vivaio, si salva. Vediamo se continuerà ad avanzare, non vedo Viking, non fa le Viking contro i Broodlord Starigol, mossa molto strana. Adesso attenzione, perché Starigol ha intenzione di utilizzare anche Ghost. Sono invisibilizzati, se arrivasse anche una nuke inizia a fare dei voci clamorosi. Ricordiamo, chi vincerà questo game andrà direttamente a Lucca in finale, sarà il primo finalista, non lo vedremo più nelle game di qualifica perché sarà già qualificato, sarà comunque una perdita per il nostro spettacolo, ma sicuramente sarà spettacolo garantito in quel del Lucca Comics and Games per la finale del VCG. Iniziano ad attaccare adesso questi patriarchi. All'attacco i patriarchi, attaccano, guardate quanti sono questi Broodlord, sono un numero incredibile, prova, vediamo se riuscirà, va giù immediatamente questa fortezza planetaria, sono comunque tanti i minerali bancati da parte di Starigol, che ha ripiazzato comunque qui un centro di comando. Adesso prova a fuggire, guardate come prova a fuggire nello stretto Starigol, sembra un calciatore che si muove sulla fascia, adesso Evaner si chiederà dove mai possa essere l'esercito di Starigol, ma lo troverà quando lo incontra questo Ling Purino, in mezzo, non muore, se rimane in vita il mio idolo, muore. Tanto Evaner a questo punto è chiamato a tornare indietro, a difendersi, sa che se dovesse riuscire a difendersi prenderebbe un grossissimo vantaggio, e Starigol è chiamato ancora al miracolo nell'angolo, però tutti Marine e tutti Marauder, grandissimi Fungal da parte di Evaner, comunque sullo psi siamo ancora pari, no, 139 Starigol, 194 Evaner, ottimo,
l'ingaggio da parte di Vanner, che ha costretto tutta la bio di Starigoli in quell'angolo, e tre Fungal sono stati letali. Avanzano, ora riavanza ancora una volta, comeback di Vanner, comeback di Vanner, 200 su 200 l'esercito Zerg, lo possiamo vedere dall'alto, dalla visuale di questi Broodlord. Un esercito composto di tutto, Broodlord, Ultralisk e Infestor iniziano ad attaccare. L'army composition di Starigol è veramente al limite, ma c'è una nuke. C'è una nuke e 7 ghost in produzione. Ovvia, magari comunque ci si diverte. Una nuke e 7 ghost in produzione. Arriva anche una scan. Una nuke e 7 ghost. La nuke ormai è pronta. Arriva la nuke, ma si sposta e Vanner in tempo. Non scoppierà niente. Ma è bella. Boom! Danni zero, ma spettacolo alle stelle. Va bene così. A questo punto credo che aspetteremo solamente il GG da parte di Starigol, perché Vanner è costantemente a 200. Starigol ha solo questo. Arriva il GG, well played. Starigol 1 e Vanner 1.